Un salutissimo agli amici di Mitico Snake. Allora ragazzi, questo è un video diverso dal solito, non è il solito video che porto qui sul canale, perché in questo video voglio parlarvi, anzi vi vogliamo parlare della nostra attrezzatura con cui registriamo i video e dei nostri strumenti che utilizziamo per editare tali video. Ho detto vi facciamo vedere, vi mostriamo, sì ragazzi, perché in questo video non sono solo, ma ci saranno altri due piccoli canali YouTube proprio come il sottoscritto. Quindi mettetevi comodi e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, partiamo subito e iniziamo dal primo, ovvero Enrico Zoia, colui che gestisce il canale Enrico Tech, un ragazzino dall'età al di sotto dei 15 anni che porta dei contenuti veramente fatti molto molto bene, quindi dalle video recensioni di video dispositivi, applicazioni, consigli sulla fotografia e quant'altro. Insomma ragazzi, Enrico Zoia, ovvero Enrico Tech, è un ragazzino che quando porta i suoi video sul canale sa il fatto suo. Quindi Enrico, a te la parola. Sono Enrico del canale YouTube Enrico Tech. Per realizzare i miei video su YouTube utilizzo una Canon EOS 1300T, una reflex entry level di casa Canon che non è tra le migliori per fare video, però devo dire che è più che buona per iniziare. Diciamo che soprattutto le fotocamere quali faccio un pochino più basta bisogna saperle conoscere per poi riuscire a sfruttare al meglio le proprie potenzialità. Io ormai la utilizzo da più di 2 anni e ho capito bene come sfruttarla al meglio per tirare fuori dei video di qualità comunque decente. Un aiuto importante alla qualità video lo danno le luci. Io utilizzo 2 softbox a ombrello della Neewer, sono luci molto grandi, molto potenti, ottime per fare video. Ne tengo una alla mia sinistra, leggermente più in alto di me, rivolta a 45 gradi verso di me, questa qui, e solitamente quando faccio video in interna ne tengo una anche dietro di me per staccarmi dallo sfondo e creare più profondità. Molto importante è anche l'audio. Io utilizzo un lavalier della Behringer, potete vedere qua, collegato a un telefono, e poi sincronizzo l'audio registrato dal telefono con l'audio della Canon. Ecco, l'audio non è per niente il mio punto forte, è un lavalier di fascia bassa, però devo dire più che buono per iniziare. La mia fotocamera sta sopra un treppiede della Andor, l'Andor Q666, un treppiede di fascia media realizzato interamente in metallo. Insomma, un prodotto che costa molto poco, circa 60 euro, ma con un'ottima qualità. Insomma, la mia attrezzatura è un'attrezzatura molto low cost, quindi magari se ci sono dei youtuber alle prime armi potrebbero prendere spunto per avere degli oggetti di comunque buona qualità spendendo molto poco. Quindi ringrazio Mythical Snake per avermi ospitato sul mio canale. Se vi va, fate un salto sul mio canale Enrico Tech, penso che il link lo troverete qui sotto in descrizione. Noi ci vediamo, ciao. Beh ragazzi, io ve l'avevo detto che Enrico Zoia quando fa i video è molto conciso, chiaro e sa il fatto suo. Adesso passiamo al secondo canale YouTube, ovvero Francesco Perrone. Sì, canale YouTube prende il nome e cognome di se stesso, e anche lui come noi porta dei contenuti inerenti alla tecnologia, ma non solo, parla anche di tante altre cose. Lui a differenza nostra riesce a farsi capire anche se non ci sono delle clip che scorrono sotto la sua voce, quindi porta dei contenuti inerenti alla tecnologia, al trading online e tanto altro ancora. E anche lui quando porta i video sul canale riesce ad essere ben conciso e chiaro nei suoi discorsi. Quindi io ho detto troppo, Francesco, a te la parola. Ciao amici di Mythical Snake, sono Francesco Perrone e anch'io ho un canale YouTube di cui trovate il link sotto in descrizione. Oggi vi parlerò dell'attrezzatura che io uso per registrare i miei video e vi farò vedere il programma di editing che io appunto uso e che vi consiglio. Per prima cosa partiamo dal reparto video, quindi quali sono le videocamere che io uso per registrare. Quella che sto usando attualmente è una videocamera Sony di circa 10 anni fa. Sì, lo so, è un po' vecchiotta, ma fa la sua bella figura. Come potete vedere sto registrando col microfono esterno, perché la cattura sì l'audio, ma non in modo abbastanza pulito e abbastanza corposo. Poi, come seconda videocamera che io appunto uso è questa action camera, che è una Campark AX76 che fa video fino a 4K a 30 fps, che vi consiglio esclusivamente di usarlo se dovete fare video in cui non parlate ma mostrate il paesaggio, oppure potete usare il suo case subacqueo che vi dà la possibilità, eccola qua, l'action camera, che vi dà appunto la possibilità di poter registrare video sott'acqua. Però se dovete utilizzarlo
per parlarci, fare video come sto facendo io, vi consiglio comunque di registrarlo appunto con un microfono esterno. Come terza camera che uso appunto per registrare i video uso questa webcam, che è appunto una Logitech C900 HD Pro, che è una delle migliori action cam che ci possono essere in circolazione e che è molto straconsigliata, usata da molti youtuber. Questa webcam vi dà la possibilità di poter registrare fino a 1080 25 30 fps al secondo e vi dà anche nella sua web app, appunto, per quanto riguarda il PC, la Logitech Capture, di poter selezionare un microfono esterno in modo da poter registrare audio video in contemporanea e facilitarvi comunque l'editing senza dover registrare un audio separatamente. E poi come quarto strumento di video che uso appunto per registrare video è lo smartphone. Un qualsiasi smartphone più che bene, l'importante è che faccia video in 480 o meglio in 1080 e che catturi comunque bene l'audio. Ora passiamo al reparto microfoni, il reparto audio. Allora, come microfono uso appunto questa microfono esterno, che è una Sambrent Lavalier. Anche questo è uno dei microfoni più utilizzati e più consigliati da chi è youtuber e chi non lo è. Cattura bene l'audio in modo pulito e corposo, come potete appunto ascoltare, tant'è che cattura bene l'audio che non vi è la necessità di poter modificare l'audio registrato con questo microfono attraverso un programma di editing audio come Audacity. Poi come secondo microfono comunque principale uso questo Acewit GM88 dal costo di circa 10 euro. Certo, non è uno di quei microfoni che costano più di 130 euro, ma questa fa la sua bella figura, cattura bene l'audio. Infatti se voi andate all'interno del mio canale, di cui trovate il link sotto in descrizione, vedete, ma comunque ascoltate i miei ultimi video, l'audio che ascolterete sarà appunto da questo microfono. Quindi a mio parere personale l'audio che viene catturato da questo microfono è più che sufficiente, quindi non vi è la necessità di dover registrare separatamente l'audio attraverso questo microfono per poi modificarlo con un programma di editing audio appunto come Audacity. Passiamo a altri dispositivi che utilizzo quasi raramente nel mio lavoro come youtuber. Oddio, dire lavoro è un parolone, cioè ancora non la partecipo, però comunque ci sta come parola. Allora, un altro prodotto che io uso sono queste cuffie della Klim, che sono la Klim Impact, delle cuffie di circa 40 euro, che hanno al suo interno un Dolby Surround 7.1 e che si possono collegare via USB. Come si può collegare via USB sia la webcam, la Logitech che vi ho fatto vedere, e sia il microfono Acewit, la GM88. Come programmi di editing, il primo che ho usato, e forse è stato quello che tutti noi abbiamo usato alla fine, è stato il famigiato Windows Movie Maker, che era sì un buon prodotto ma non il massimo, non ti dava la possibilità di fare certi effetti e al massimo, diciamo, tagliavi e univi. Ho provato anche It Film 4 Express, un altro programma di editing che vi consiglio, ma ultimamente il programma di editing che sto usando, con cui mi trovo bene, è Filmora 9. Ha la possibilità di fare un po' di color correction e di modificare attraverso un'opzione all'interno del proprio programma di modificare sia l'audio del video sia un audio di sottofondo, che poi è un audio musicale, in modo che quando voi andrete a pubblicare comunque un video, le persone sentiranno sì la musica ma dovranno ascoltare molto bene anche quello che è l'audio del vostro video. Ecco, questa era tutta l'attrezzatura che uso per creare i miei video e il programma che uso per editarli. Però mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante: le luci, il softbox. Infatti uso due luci della New Era del costo di circa 60-70 euro, che hanno una potenza massimo di 1600 watt, quindi 800 watt per lampadina, e vi assicuro che vi accecano e sono abbastanza luminoso. Infatti se mi avete così luminoso è perché davanti a me c'è proprio un softbox che mi sta proprio che mi si spara in faccia, e quindi mi vedete abbastanza illuminato. Un video ad esempio del genere, in cui mi vedete abbastanza bene, molto illuminato, in cui mi sentite molto bene, è un video che soddisfa molto l'utente che vi segue. Spero che questi consigli vi siano stati utili, che l'attrezzatura che io uso vi possa aiutare in qualche modo, o che vi possa piacere comunque per iniziare un canale YouTube.
Mi ripresento, sono Francesco Perrone, trovate il mio link del canale sotto in descrizione, io vi aspetto, spero che ciò che io porti all'interno del mio canale possa piacere. E nulla, ci vediamo all'interno del mio canale, ciao! Ah ragazzi, mi sono dimenticato anche una cosa, volevo ringraziare Mitico Snack per avermi ospitato all'interno del suo canale. Caro Mitico Snack, ci organizzeremo e ti inviterò anche all'interno del mio canale, perché mi sembra giusto che io sia nel tuo come tu sia nel mio di canale, ovviamente ragazzi. Grazie ancora Mitico Snack. Allora ragazzi, io vi ringrazio di essere stati presenti in questo video, quindi ringrazio sia Enrico Zoia del canale Enrico Tech che sia Francesco Perrone del canale Francesco Perrone. Adesso tocca a me, quindi mi do stesso io la parola. Allora iniziamo subito dal dispositivo principale che utilizzo per registrare i video, ovvero la mia Canon PowerShot SX730HS, una fotocamera che ho acquistato di recente e devo dire che rispetto all'altra fotocamera che utilizzavo per registrare video qui sul canale, porta con sé un display reclinabile in modalità selfie, e devo dire che per me questa è una buona cosa, una buona cosa perché mi consente di inquadrare ciò che sto girando in quel momento, ciò che sto inquadrando con l'obiettivo in quel momento. Però questa fotocamera con sé porta una pecca, che non ha nessun tipo di connettore per poter collegare un microfono esterno, quindi mi devo avvalere di un microfono esterno, e in questo caso mi viene in aiuto il mini microfono lavalier a clip di Sabrand, ovvero il lavalier, che porta, come potete sentire anche da questo video, un audio abbastanza chiaro e bilanciato. Però il microfono non può funzionare da solo, ma lo utilizzo in accoppiata al mio OnePlus 6, che al tempo stesso il OnePlus 6 lo utilizzo accoppiata con un'applicazione, e l'applicazione si chiama RecForge 2 Pro, disponibile sia per Android e sia per iOS, ovvero per iOS ci sono delle alternative a pagamento ovviamente su Play Store, che tra le tante funzionalità mi consente di vedere in anteprima se il microfono collegato al mio OnePlus 6 sta funzionando. Quindi, come potete vedere, prima di avviare la cattura dell'audio mi consente di verificare il funzionamento del microfono esterno. Una volta finito di registrare i video, come li edito? Beh, mi metto lì al computer e li edito con Filmora 9, un software di video editing che ho scoperto da poco e devo dire che si fa veramente valere. Rispetto al CyberLink Power Director che utilizzavo un tempo, con sé porta molte più opzioni, ovvero porta più transizioni, più effetti video, e sempre rispetto a Power Director mi consente di utilizzare le scocciatoie da tastiera, per esempio come tagliare una parte, incollare un testo, insomma tutte quelle funzionalità che io prima non riuscivo ad avere con Power Director, e devo dire che si è fatto veramente molto molto valere. Allora ragazzi, innanzitutto tengo nuovamente a ringraziare Enrico Zoia del canale Enrico Tech e Francesco Perrone del canale Francesco Perrone. E veramente ragazzi, mi ha fatto veramente molto piacere avervi qui come ospiti sul mio canale. Innanzitutto, se volete visitare il loro canale, qua in basso nella descrizione vi lascio il link per poterli raggiungere. Quindi ragazzi, di tutti e due meritano veramente molto, quindi andate ai loro canali, iscrivetevi e attivate le rispettive campanelline delle notifiche per ricevere tutte le loro notifiche inerenti ai video che arriveranno sui loro canali. E adesso tocca dire la mia parte. Allora ragazzi, che dire, se questo video vi è piaciuto, innanzitutto voglio sapere la vostra qua in basso nei commenti di come vi è sembrato questo video, insomma fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tanti bei pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto vi dico di farlo subito e adesso di iscrivervi al canale, ma non solo, di attivare anche la relativa campanellina delle notifiche per non perdervi nessun tipo di video che saranno postati qui sul canale. Oltre a questo vi chiedo anche di condividere questi video, perché mi aiutate moltissimo. La stessa cosa non solo vale per me, ma vale anche per gli altri due canali che sono stati ospiti qui con me, e anche loro come me sono presenti su Instagram, quindi
quindi andate a cercare anche i loro canali Instagram, che vi lascio il link qua in basso in descrizione. E per me basta cercare Mitico Snack, trovate tutti i link di riferimento qua in basso nella descrizione. E noi ragazzi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!